Ci terrei a cominciare questo video dicendovi che non lo volevo fare. E invece sì, lo volevo fare, cazzo, perché ho finito la serie con 29 video, mi sembrava giusto farne un altro per arrivare a 30, no? Comunque sia, insomma, il vero motivo per cui faccio questo video è che, oltre sì a concludere l'intera serie dopo decenni, che l'ho terminata effettivamente, lo voglio concludere con un 30° video, un numero tondo, per far sì che praticamente affronto Koros, siccome l'ho un utente, più che altro lo faccio perché un utente mi ha scritto: ah, ma io Koros l'ho sconfitto. Ops, te l'ho spoilerato. Ma che cosa? Perché mi hai spoilerato? Che cosa significa? Forse non ha ben chiaro in mente che cosa significa spoiler. Comunque sia, voglio fare questo video per sconfiggere Koros. L'ho fatto off screen e sinceramente con il livello che ho adesso con gli yokai è piuttosto semplice. Quindi l'unica cosa che davvero mi resta da fare è andare in giro a caso finché non è abbastanza tardi da far apparire Koros e quindi entrare in modalità onirica. Ovviamente il tempo passa molto lentamente in Yokai Watch. Una volta ho girato davvero tanto, per mezz'ora mi sembra, e Koros non è apparso. Cioè, ragazzi, proprio cose assurde. Esplorare libera. Che cazzo? Ah, lo yokai. Non mi ricordavo che erano così. Oh mio Dio, non mi ricordavo che era così. Quanto tempo è che non gioco? Oh mio Dio. Davvero? Cioè, sul serio mi stai dicendo? Cioè, cosa cazzo? Non ci credo. È perfetto perché ci siamo, non è perfetto perché stavo facendo una missione. Proprio nel bel mezzo di una missione. Sì. Rar Gross. Ma Koros perché è rosso, cioè. Sì, Koros. L'uscita è là, ma io voglio farmi vedere. Ah, dove si trova Koros? Qua. Vienimi a prendere. Ah, è là? Ti vengo incontro, bro! Come at me! Oh, cacchio, ma quasi superato e calpestato. Cioè, insomma, ci siamo capiti. Non ho idea di quanto sia forte Koros, in teoria. Cioè, l'ho battuto, ma non mi sono mai reso conto di quanto possa essere forte. No, dai. Ecco fatto. Semplice, insomma.
Vabbè, prima ci ho perso perché sono idiota, ma questo è un altro conto. E dunque penso che ora che ci siamo dovrei essere a posto, cioè una volta sconfitto Chorus, voglio dire, non è che ci sia altro da fare, credo. Comunque sia, questo conclude davvero, credo, per ora, Yo-Kai Watch. Il 2 lo giocherò quando uscirà italiano, perché non ho la sbatti di giocarmelo in inglese, davvero. Potrei anche farlo, ma sinceramente non ho voglia. Quindi, io come sempre vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione per Facebook e Twitter. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!